non si vede nulla. No. La polizia, eccola. Festeggiando i giovanotti intanto. Chi non salta giovanotto è, dico. Chi non salta. Sono 6 anni. Ah, dico, sempre voi. 6 anni che vincono loro. Felicissimi, è proprio emozionante. Era ancora bellissimo, bellissimo vedere tutto questo attaccamento a questa tradizione, veramente, veramente bello vedere come il paese sia preso da questa corsa, da questa tradizione. Ovviamente qui c'hanno 8.000 di 2.000 persone. 15.000 persone più o meno. Minimo. Minimo, certo. Quando il parroco ha vinto, gli orribili pelli che bello.
scendi là e fai il giro e fai il giro. Ah, fa una sfilata dopo quello. Quando passi di qua, i vini, la gente lì si bacia lì. Ah, dai giovani! Vediamo la delusione dei giovani. Vediamo la delusione dei giovani. Che sono i giovani, sono, ricordiamolo, i bianco-blu, bianco-celeste. Bianco-celeste. Sono i giovani che purtroppo sembra abbiano subiscono questo ritardo per un accappottamento. Si abbracciano sportivamente giovani e giovanotti comunque, grandissimi. Quando arrivi non la mano. Ah, si danno la mano sportivamente, i due contendenti, eh. Ok. Quelli che partecipano. Solo quelli. Piccolo particolare, vabbè, ci sta. Certo, andavano sul carro. Gara sportiva fino all'ultimo, ci sta che se la gioca. Sono soddisfatto. Non si parlano per un anno. Però quando arrivano. Auguri, hai vinto tu, vinca il migliore. Ha vinto il migliore. Sì, un ritardo eccessivo. C'è stato qualche incidente, sì. Che incidente per i giovani, anche un altro giovanotto che esulta. La lancia, vediamo che non ha particolari aggeggi che facciamo soffrire gli animali, quindi tutto regolare. Eccolo qua. Grande. Esultanza dei giovanotti. All'anno prossimo 375 giorni. L'anno prossimo, Antonio, che dici? E lì, adesso non devo passare. 375 giorni. Devo dire la verità. Abbiamo aspettato parecchio tempo, però ne è valsa la pena. Cioè, stando qua, insomma, si sente questa emozione e te la trasmettono, è bello, è bello. E pensa, abbiamo visto un carro solo che è arrivato, non abbiamo visto neanche la sfida finale, però. Ogni 10 metri, 15 metri, un motorano. Sì, sì, sì. Ma arrivare uno solo, fa quelli che vuole. Certo, certo, sicuramente se arrivano in due è più competitiva, sì. Vediamo chi è. Che fanno? Due mesi di allenamento sullo stesso percorso, naturalmente li allenano. Ah, non qua, ok, più giù. Certo, qui in paese qua l'arrivo no, perché sennò poi sarebbe troppo pubblico, sarebbe un po' lo sfizio, certo. Ecco qua, gioventù che esulta. Sarà successo qualcosa di molto grave, non arrivano. Come dicevo io. Non so
so se interrompere la ripresa. Era un po' interrompere e poi la ripresa. Poi, come dicevo io, e però tutto bene. Il giorno 30, il capo con voi non cammina. Basta un po' che non cammina, o cade e trascina gli altri. E questo sarà successo. Quando queste sono le felpe dei giovanotti che hanno vinto. Ecco perché è una schedina. San Martino in pensi. Eccoli qua, arrivano.